Nuovo presidio di Confindustria Salerno nel comune di Teggiano, che ha messo a disposizione il locale situato all'interno dell'ex convento, nel cuore del centro storico cittadino. La presenza in quasi tutti i comuni valdianesi di insediamenti industriali con piccole, medie e anche grandi aziende hanno spinto Confindustria Salerno ad aprire un presidio nel Vallo di Diano, avvicinandosi alle aree interne per accompagnare ancora meglio questa interessante fase di fermento imprenditoriale. L'importanza dell'evento è stata sottolineata dalla presenza del presidente di Confindustria Salerno Antonio Ferraioli e di Anna Maria Curcio, coordinatrice del raggruppamento Imprese Vallo di Diano di Confindustria Salerno. A fare gli onori di casa il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Come amministrazione e come anche comunità artigianese siamo veramente contenti per l'apertura di questo sportello. Si dà la possibilità a tutti gli imprenditori del territorio che ne possono avere la possibilità di confrontarsi e chiedere e avere assistenza. Oltre a questo si dà anche la possibilità a coloro che vogliono iniziare a fare attività, hanno la possibilità attraverso questo sportello di chiedere notizie, informazioni, come avviare le loro attività. Quindi siamo contenti, noi come amministrazione siamo presenti, ci hanno fatto la richiesta, l'abbiamo accolta subito, con tanta gioia oggi inauguriamo questa sede e che speriamo che dia i buoni frutti a tutto il territorio e anche alle zone limitrofe. Non voglio chiudere in ragione solo nel Valdiano, anche alle zone limitrofe, perché se cresciamo, cresciamo tutti quanti insieme. Noi offriamo servizi a 360 gradi di assistenza all'impresa sotto tutti gli aspetti che oggi già offriamo come Confindustria nella nostra sede salernitana. Con questa sede siamo molto più vicini al territorio e quindi potremo far sentire anche di più e meglio la nostra presenza, oltre ad dare l'opportunità agli imprenditori locali di avere una loro sede su cui espletare anche le loro attività associative. Questo è un territorio che presenta già tante belle realtà imprenditoriali e che potrà ulteriormente svilupparsi anche con le opere infrastrutturali che ci auguriamo anche a seguito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potranno essere realizzate. L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria è sicuramente un'opportunità. Sono tutte cose che possono portare nel tempo, nel medio periodo, a uno sviluppo ulteriore del territorio salernitano, e quindi dobbiamo essere anche pronti noi come imprenditori a saper cogliere queste opportunità. Cosa fa Confindustria, cosa offre? Semplice informazione e progetti che vale la pena seguirli. Ci sarà un calendario dove verranno gli esperti di ogni settore nel quale possono chiaramente esporre le loro problematiche, perché no, noi siamo sempre pronti anche a prendere suggerimenti. Solo la zona PIP di Polla saranno circa 30 aziende presenti, io rappresento 27 aziende, quindi il bacino del Vallo comprende, se non sbaglio, 17 comuni, giusto? Quindi ogni comune ha una piccola zona industriale e spesso chi viene nel Vallo di Diano e a volte anche gli stessi giovani dicono che è un territorio che non offre nulla. In realtà non è così, sono gli stessi giovani che fondano le loro radici costruendo le proprie aziende.